Mister Orlandi, allora il Frattaglio oggi vince in quel di Crispiano. Partita che si risolve tutto nel primo tempo. Sì. In vantaggio, siamo fatti recuperare quasi subito su un calcio di rigore. Poi abbiamo trovato due gol dell'ottima fattura di Appeso. Abbiamo portato il risultato su 3-1 e si è chiusa la prima frazione. Secondo tempo avevo chiesto ai ragazzi di avere un atteggiamento comunque positivo, nel senso di poter andare a chiudere la partita. Invece questo non è venuto, per questo sono rammaricato. Ecco, dicevo bene, Appeso è stato, diciamo, l'uomo determinante oggi. Sì, Appeso ha fatto una buona partita, come l'ha fatta tutto il gruppo nel primo tempo. Ripeto, c'è da migliorare molto sotto l'aspetto mentale, perché il secondo tempo a me non mi è piaciuto per niente. Ecco, l'indicazione importante è stata che il Gruttari può fare anche a meno di Tomasi. De Tomaso è un giocatore per noi comunque importante. Io credo che alla fine tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, però secondo me dobbiamo dare tutti qualcosina in più per far sì che non si ripetano gli errori del passato. Ecco, Castellaneta ha vinto, quindi ancora pari punti per la vetta. Prossima partita si gioca con San Marzano. Noi guardiamo a casa nostra, dobbiamo cercare di migliorare i nostri difetti, migliorare i nostri pregi e pensare partita per partita. Non ci sono né tabelle né scalette da fare da qua in avanti. Pensiamo partita per partita. Io sono appena arrivato, sto cercando di conoscere bene il gruppo, è un gruppo sicuramente dal punto di vista tecnico di valore. Ripeto, dobbiamo migliorare sotto l'aspetto mentale. Grazie.